Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo con Alex Pardi, autore di questo libro, Il lupo cattolico e altre storie. È un libro per bambini forse, ma forse anche no. È un lupo cattivo che sogna soltanto di giocare a carte in compagnia, un drago vegetariano, la figlia del conte Neve che difende i minatori. Insomma, sono una serie di racconti in cui rielabori, diciamo, in senso più moderno delle fiabe. Ci vuoi raccontare un po' la ratio di questa rielaborazione? È nato un po' per caso, nel senso che non ricordo neanche bene come, mi è venuto in mente proprio quello che è il cuore della storia del lupo cattolico, che dà anche titolo al libro. E quindi da lì, nel giro di pochi giorni, ho scritto la prima storia e mi è venuto in mente che sarebbe stato divertente provare a rielaborare altre fiabe. Allora, quella del lupo cattolico segue molto la trama di Cappuccetto Rosso. In altri casi c'è proprio soltanto non so, il luogo comune del drago che rapisce la principessa, quindi non c'è una vera storia di base, in altri casi un po' di più. Però, insomma, l'idea è stata quella di divertirmi a stravolgere un po' in maniera ironica questi temi classici. Ecco, le fiabe così da sempre hanno uno sfondo, diciamo così, morale ed educativo. Tu che cosa vuoi raccontare ai nostri ragazzi che le leggono? Il motore di queste storie è il divertimento per me e per chi legge. Però è ovvio che poi credo che siano abbastanza chiari i valori che secondo me vanno tenuti presente. E quali sono questi valori? I personaggi positivi di queste storie, che quasi sempre sono ragazzini, anzi quasi sempre ragazzine, mostrano di non avere paura. Non hanno paura del lupo, non hanno paura del drago. La paura è un grosso freno a qualunque cosa. Ci sono gli animali che sono visti con affetto, e questa è una cosa che ovviamente mi appartiene. Ecco, non avere paura e seguire le proprie inclinazioni, mi pare che sia questo uno dei fili conduttori di tutte le storie che racconti. C'è anche un altro aspetto in cui appunto raramente gli adulti, e soprattutto gli adulti che sono in posizioni di potere, re, regine, principesse, principi e così via, sono degli esempi positivi, come se dall'infanzia alla maturità ci fosse una sorta di corruzione data dal potere, mentre appunto i bambini e i ragazzini sono ancora puri. Qual è la storia che ti ha divertito di più scrivere o che ti ha stupito per come l'avevi pensata e poi è come è finita? Forse la storia che mi ha divertito di più proprio dal punto di vista comico, diciamo, è quella del Principe Nero, questa rielaborazione di Cenerentola, nella quale peraltro è forse quella in cui c'è meno questo aspetto morale di cui parlavamo prima, perché non c'è un vero personaggio positivo da esempio. Quali sono gli autori che ti hanno ispirato, se ce ne sono, cioè i classici delle fiabe, o sei volato per mondi tuoi? No, in realtà non credo che le fiabe, ovviamente le conosco come tutti, però non mi sembra che abbiano mai avuto un ruolo particolarmente importante per me, mentre l'umorismo in generale, questo mi ha sempre accompagnato. Io fin da bambino leggevo Topolino e poi ho continuato sia con i fumetti, con le strisce dei Peanuts, di Snoopy, Charlie Brown, poi più tardi di Calvin e Hobbes, e poi crescendo anche con la letteratura umoristica, quindi partendo dagli umoristi inglesi come Jerome e Woodhouse. Più tardi ricordo, già ero all'università, la scoperta di Stefano Benni, che era un modo di fare un umorismo a volte anche cattivo e scorretto, che ai tempi mi aveva molto sorpreso. E come hai uniformato il tuo stile e la tua scrittura al pubblico al quale indirizzi queste storie? Credo che ci siano vari modi di fare umorismo. Si possono creare dei personaggi buffi, si possono creare delle situazioni buffe, oppure
si può scrivere cercando proprio col modo di scrivere di far ridere. Io, anche considerando il fatto appunto che essendo fiabe erano indirizzate almeno in prima istanza a bambini o ragazzi, ho cercato di mantenere una scrittura molto, molto piana, diciamo, tenendo, se vogliamo avere un punto di riferimento, Calvino, e di creare la comicità invece attraverso i personaggi e le situazioni. Si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita. E ci daresti un paio di pillole di questo antidoto, suggerendo due libri da leggere? Tenendo il divertimento come punto di riferimento, uno dei miei autori italiani preferiti è Paolo Colagrande, del quale posso suggerire Senti le rane. Un divertimento di tipo diverso, legato molto più a lasciarsi proprio rapire completamente dalla storia, La principessa sposa di William Goldman. Grazie Alex Pardi per essere stato con noi, felici di aver potuto parlare con te della tua opera prima, diciamo. Grazie.